la notizia della morte di Luca Giurato, avvenuta a 84 anni a causa di un infarto, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e dei media italiani. Il conduttore, amato da molti per la sua carriera e personalità carismatica, è stato ricordato con affetto sui social da amici, colleghi e celebrità. Tra i messaggi di cordoglio, quello di Mara Venier ha colpito particolarmente, la conduttrice, che aveva condiviso con Giurato anni di lavoro a Domenica in fin dal 1993, ha pubblicato una vecchia foto che li ritraeva insieme, sorridenti e felici. Ciao Luca, ti ho voluto tanto tanto bene. Per me è un giorno molto triste, ha scritto Mara Venier sui suoi profili social. Il mio primo istinto è stato quello di chiamarlo subito al suo cellulare, ho sperato che fosse lui a rispondere, e invece mi ha risposto Daniela, sua moglie, e mi ha detto sì, è vero, ha raccontato Venier, devastata dalla notizia. Il legame tra lei e Giurato era profondo, tanto da essere stato determinante per la carriera della stessa conduttrice. Di Luca dovrei dire talmente tante cose, ma la prima è che io devo a lui la mia conduzione a Domenica in. È lui che mi aveva visto in un programma di Rispoli e disse voglio quella ragazza con le gambe belle, ha spiegato Venier. Raccontando un episodio significativo, ha ricordato una cena in cui Giurato le suggerì ai dirigenti Rai, evento che diede il via alla sua avventura in televisione. Mara Venier ha sottolineato come il rapporto con Giurato fosse basato non solo su momenti di grande risate, ma anche su conversazioni profonde, in cui i due si confidavano aspetti delle loro vite personali. Anche negli ultimi tempi, pur se distanti, i due avevano mantenuto contatti regolari. L'avevo sentito qualche mese fa, l'avevo invitato a Domenica in, ma lui mi aveva detto che non aveva più voglia, ha aggiunto Venier, evidenziando il rammarico per la perdita di un amico così importante. La conduttrice ha espresso una profonda riconoscenza verso il collega, non dimenticando il sostegno che Giurato le diede in altri momenti della carriera, come quando accettò di affiancarla nel ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi. Lo feci solo se veniva Luca, ha detto Mara, ricordando come Simona Ventura riuscì a convincerlo a partecipare. Tra lacrime e ricordi, Venier ha chiuso il suo commosso tributo riportando le parole che la moglie di Giurato, Daniela Vergara, le ha detto al telefono dopo la morte del marito, mi ha detto ti voleva tanto tanto bene, un messaggio che testimonia il profondo affetto che Luca Giurato nutriva per lei.